Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Lucia Stefanetti, lei fa parte insieme ad altri cittadini di un gruppo che ha deciso di scrivere al sindaco di Sciacca per chiedere di tutelare questi due ficus che vediamo qui di fronte il portale, che sta per essere oggetto di un intervento di riqualificazione, un intervento conservativo di un portale di una bellezza straordinaria. Spieghiamo perché avete deciso di chiedere al sindaco di tutelare questi alberi. Io parlo con la mia, con il mio cuore di artista, tra virgolette. Allora, io qualche volta mi è capitato di portare amici, turisti, e la cosa che io ho notato, ma tra l'altro ho reminiscenze mie accademiche, teoria della percezione, l'opera d'arte va vista da vicino, se possibile addirittura toccata. Quindi io non vedo questa necessità di spostare queste due splendide creature della natura. Mi viene in mente una frase bellissima di Leonardo da Vinci dal Trattato della pittura, dove lui dice che la natura è la zia dell'arte, della pittura. È come dire all'arte fatti più là, alla natura che è la madre. Infatti diceva addirittura che l'arte, Leonardo da Vinci, è una sorta di zia. L'arte. Il progetto che prevede appunto la valorizzazione del portale prevede la rimozione perché proprio ostacola la fruizione turistica. Voi non siete d'accordo in tal senso? Per mia esperienza ti ho detto, per come ho accompagnato alcune volte dei turisti, non ne vedo la necessità, anzi questi possono essere un bel ristoro durante la calura per persone che vogliono ammirare da vicino il portale, credo. Poi io, cioè, ripeto, parlo col mio cuore di pittrice, di artista, innamorata della Sicilia e innamorata in particolar modo di tutti gli alberi, che sono una meraviglia della natura. Qualcuno dice che a Sciacca c'è sempre, insomma, la polemica in agguato laddove si cerca di fare qualcosa. Il progetto dell'architetto Cattaneo prevede proprio la rimozione di questi due alberi perché secondo il suo progetto ostacola comunque la visione complessiva di quello che è un bene preziosissimo per Sciacca. Da parte vostra non c'è l'intento di fare polemica, ma di trovare una soluzione? Assolutamente no. Io, tra l'altro, una persona che stimo moltissimo. Penso che le due cose possano coesistere benissimo, assolutamente, magari facendo una bella potatura, come si è sempre fatto. Io personalmente non ne vedo la necessità, ma ripeto, perché io adoro gli alberi. Addirittura quando io tutte le mattine che passo di qua, perché la strada che faccio tutte le mattine, avevo un progetto di... Io li vedo un po' antropomorfi anche i fusti degli alberi, è una mia visione ovviamente. E quindi niente, mi sembra assolutamente non necessario spostare degli alberi che potrebbero invece avere un bel trauma. Guarda, c'era un post che girava su Facebook qualche giorno fa, in cui diceva che in Francia addirittura per far respirare le radici degli alberi tolgono l'asfalto per dare libertà alle radici, perché si dice che addirittura assorbono lo smog, e penso che qui ce ne sia abbastanza.